presidente dell'autorità garante della privacy. Sul fronte del rapporto con la clientela, a febbraio è stato istituito il registro pubblico delle opposizioni, un tema quindi di grande attualità. Di cosa si tratta? Tema di grande attualità, si tratta del rapporto tra consumatore e imprese commerciali, industriali che praticano il commercio. Il sistema finora esistente, detto dell'opt-out, prevedeva che non si potessero inviare messaggi pubblicitari ai clienti senza aver previamente acquisito il loro consenso. Era un sistema di grande libertà, di grande rispetto della privacy delle persone, però si scontrava con le esigenze del commercio di raggiungere comunque il maggior spettro di clientela possibile, e si scontrava inoltre con un'altra esigenza sociale molto sentita, cioè commercio telefonico e telemarketing era affidato ai call center che davano lavoro a centinaia e centinaia di giovani. L'aver tolto, togliere la possibilità di questo, di questa pratica avrebbe portato al licenziamento di un sacco di giovani. Allora si è giunti, sulla scorta di quello che accadeva all'estero, a un compromesso diverso. Non più il sistema dell'opt-out, ma il sistema dell'opt-in, ma il sistema dell'opt-out. Cioè, non è colui che vuole fare la propaganda che deve prendere l'iniziativa e chiedere il consenso dell'utente, ma è l'utente che, se non vuole essere disturbato, deve iscriversi in un particolare registro detto Robinson. Robinson era un uomo solo, è il cliente che non vuole sentire messaggi pubblicitari e ama evidentemente più la solitudine che il clamore. E allora il cliente può iscriversi in questo registro e allora ha diritto a non essere disturbato. Se non è iscritto nel registro, può invece essere raggiunto tranquillamente da tutti i messaggi pubblicitari. Ho sentito proprio adesso che nel primo mese di funzionamento del registro ci sono 300.000 iscritti, forse meno di quelli che ci si aspettava. Forse il desiderio di solitudine non è così disperato come si ritiene, oppure, ipotesi più probabile, siccome questa è una notizia che non è andata al grande pubblico, il grande pubblico non sa che si può iscrivere su Robinson, e allora l'iscrizione avverrà man mano che l'utente scocciato si lagnerà in giro e dirà: ma tutte queste telefonate, qualcuno gli suggerirà iscrivetevi al registro. Grazie mille.